Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria, tutti e ben ritrovati sulle frequenze della nostra web radio, da Don Leonardo Maria Pompei, per una nuova puntata dedicata al più santo dei santi, che proseguiamo come stiamo facendo in questo periodo, in questo tempo, con una nuova meditazione proposta dal beato Bartolo Longo, in onore di San Giuseppe. Meditazione che, come sempre, leggeremo prima, così come il beato la scritta e la sottopone alla nostra attenzione per poi tornarci per cogliere degli spunti di meditazione o per qualche piccolo e breve commento. Anticipo subito che dopo che abbiamo visto alcune grandi disposizioni interiori di San Giuseppe nelle meditazioni precedenti, alcune sue grandissime virtù che dobbiamo in tutto per tutto e in tutto e per tutto imitare, ricordo in particolare lo straordinario abbandono nelle mani della Divina Provvidenza, che deve essere l'atteggiamento continuo del nostro cuore, e ricordando che non c'è fede autentica senza abbandono totale in Dio, e che non si può neanche parlare di fede, a mio avviso, se non si è capaci di abbandonarsi pienamente in Dio in tutte le cose che accadono, prospere e avverse, nella certezza che Lui provvede e tutto dispone per il nostro bene, ricordando quelle famose parole di San Paolo: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ora, in questa meditazione vedremo una grande verità che deve spronarci anche alla vita secondo le virtù. Cioè, nel senso che noi molte volte pensiamo, in maniera un po' riduttiva, anche se in parte vera, più o meno in questi termini: le persone che sono sante e sono buone in questo mondo soffrono e poi saranno ricompensate in paradiso. Invece i grandi peccatori, quelli che sono cattivi in questo mondo, se la godono e poi andranno all'inferno. Io sto ovviamente ultra semplificando. Ecco, in realtà non è esattamente così. Non è esattamente così perché la vita cristiana e la vita di seguace del Signore, insieme alla croce, e oggi lo vedremo, porta già in questo mondo grandi consolazioni e apre a doni e consolazioni spirituali che i discepoli di Gesù non hanno. Quindi è molto riduttivo e semplicistico il discorso fatto da alcuni: i bravi cristiani qui soffrono e poi andranno in paradiso, invece i peccatori qui godono e poi vanno all'inferno. È molto riduttivo. Primo, perché i grandi peccatori godono solo qualche piacere sensibile, insieme all'inferno che si portano nel cuore, quindi non è affatto vero che se la passano così tanto bene. E secondo, perché insieme alla croce, che a volte comporta senz'altro grandi dolori, i buoni, tra virgolette, godono di, ripeto, grazie e gioie grandi, a volte grandissime, che gli altri non hanno. Non dimentichiamo mai che San Giuseppe, che ha avuto da esercitare delle virtù straordinarie ed in grado assolutamente eroico, e lo ha fatto, non fosse altro che aveva come compagni di vita terrena Gesù e la Madonna. Questo basterebbe per ricompensarlo ovviamente di tutto, questo possiamo e dobbiamo comprenderlo, no? Fatta questa breve premessa, passiamo alla lettura che sicuramente sarà, come di consueto, oltremodo edificante. Allora, il titolo della meditazione è questo: Consolazione di San Giuseppe nel tempo del suo soggiorno in Egitto. Le vere gioie dell'anima interiore. Quale gioia per Giuseppe allorché vide il divino bambino fare i suoi primi passi per venire a lui. Quando udì il Verbo di Dio chiamarlo col dolce nome di padre, certo che prendendolo sulle ginocchia dovette stringerlo amorosamente al cuore, indirizzandogli queste commoventi parole della Scrittura: O amabile fanciullo, tu sei il desiderio dei miei occhi, la vita della mia anima e il Dio del mio cuore. Fammi udire la tua suavissima voce, fammi mirare il tuo bellissimo volto. Che caro soggetto di contemplazione per San Giuseppe! Quel fanciullo che riceve le sue carezze è il figlio dell'Eterno. I suoi occhi di padre si dilettavano a vedere il corpo del bambino svilupparsi e crescere, eppure questi è il medesimo Dio forte. Il suo giovane intelletto sembra si vada formando dinanzi agli occhi, e Giuseppe adora in lui la sapienza increata, la luce che illumina ogni uomo che viene al mondo. Giuseppe gli insegna a camminare e a sorreggersi, eppure è lui che sostiene il cielo e la terra.
Beato chi poté mirarti, o amabilissimo bambino, sciolto delle tue fasce, svincolare le tue braccia, porgere le tue piccole mani, accarezzare la tua santa madre e il santo uomo che ti aveva adottato, o, a meglio dire, a cui ti eri dato per figlio. Fare, sostenuto da lui, i tuoi primi passi, snodare la tua lingua e balbettare le lodi di Dio tuo padre. Ti adoro, caro fanciullo, in tutti i progressi della tua età, sia che succhiassi il purissimo latte, sia che con vezzi infantili chiamassi la tua mamma e riposassi sopra il suo seno o tra le sue braccia. Adoro il tuo silenzio, ma tu cominci a far udire la tua dolcissima voce. O mi fosse dato di raccogliere le tue prime parole. Su, Dio mio, fa che io pure sia fanciullo tutto semplicità e innocenza. Dimmi tu stesso, o beato Giuseppe, quale delizia provava il tuo paterno cuore, allorché quel divino fanciullo, rispondendo alle tue carezze con le sue potenti mani, premeva la tua fronte virginale ed avvicinava alle tue labbra la sua bocca adorabile, e allorché rendendogli tenerezza per tenerezza, sorriso per sorriso, bracciavi, o prodigio inaudito, nel medesimo atto di amore il tuo Dio e il tuo figlio. Dimmi, padre beato, ciò che provava il cuore così sensibile, quando il tuo cuore così sensibile, scusate, quando alla fine del giorno, dopo penoso lavoro, seduto sulle tue ginocchia, il capo appoggiato al tuo petto, Gesù pigliava sonno un istante in estasi d'amore. Dimmi tu stesso, Giuseppe, con quale religioso silenzio contemplavi il sonno di quel fanciullo, la cui provvidenza vigila su tutte le creature. Quando svegliandosi ti ricreava col suo primo sguardo, ti sorrideva con amore, abbracciava il tuo collo, ti chiamava di nuovo col dolce nome di padre, provava a conversare con te più coi gesti e con gli occhi che col balbettare infantile. Quali erano, Giuseppe, i dolci accenti, scusate, con cui gli corrispondevi? Oh, lo vedo, lacrime di gioia esprimevano la tua felicità nel poterti beare della sua presenza, avendo ritrovato colui che il tuo cuore amava. E questa è la meditazione, visto che questa oggi è una grande contemplazione, di nuovo, una contemplazione statica, per quanto, come dire, può coglierne o immaginare la nostra mente umana, di scene oltremodo reali. Allora, abbiamo visto, come accennavo nelle meditazioni precedenti, alcune grandi eroiche virtù di San Giuseppe. Alcuni grandi dolori che ha dovuto sostenere, alcune grandi fatiche che ha dovuto abbracciare per poter fare quello che Dio voleva di lui. E lo abbiamo visto per due o tre puntate, adesso non ricordo, esiliato in Egitto, in situazione precaria di vita, senza lavoro, senza possibilità di, come dire, in qualche modo contattare le persone rimaste in patria per sapere che fine aveva fatto la casa, tutte queste cose qui. Ecco, oggi invece vediamo delle scene di vita divinamente domestica, da cui San Giuseppe, più che ogni altro padre, trae motivo di soprannaturali gioie ed estasi. Cioè, quelle espressioni che sono state usate, se uno studia un pochino di vita spirituale, di vita interiore, di vita mistica anche, gli scritti, non lo so, di una Santa Teresa, di un San Giovanni della Croce, anche semplicemente se vede alcune vite di santi, va incontro a particolari assolutamente sconvolgenti. Io alcune adesso ve le posso tranquillamente raccontare, perché non pensiamo che siano, come dire, devote fantasie del beato. C'è una grande verità sottesa a queste considerazioni, ed è questa: che chi è amico di Dio, insieme, come dice Gesù, alla croce, alle persecuzioni, già in questo mondo gode di grazie particolari, di favori che gli altri non hanno. State attenti a non cadere in un grande pericolo interiore da cui ammoniscono i grandi maestri di spirito, soprattutto Santa Teresa e San Giovanni della Croce. Noi non dobbiamo servire Dio e cercare la sua volontà in vista né del premio ultraterreno né delle consolazioni anche terrene che sono riservate ai suoi eletti. Cioè, io non devo dire adesso faccio il bravo e osservo tutti i comandamenti, cerco di fare la volontà di Dio, faccio qualche sacrificio, mi prendo in silenzio le croci, così poi chissà quale consolazione mi darà nostro Signore Gesù. Perché questo è, se
sarebbe una grande imperfezione. E difficilmente nostro Signore, come dire, perdonatemi l'espressione, starebbe a questo gioco, molto difficilmente, perché le grazie straordinarie e le consolazioni, certamente il nostro comportamento, dicono i maestri di spirito, funge da disposizione, cioè se io faccio la mia volontà e pecco, me li vado a cercare io i piaceri illeciti, stai tranquillo che il Signore non ti darà nessun tipo di consolazione, tranquillo, perché tu lo disprezzi in nome di cose tanto basse. Se tu lo servi invece, certamente che sei disposto a ricevere le sue consolazioni, ma le consolazioni vanno comunque un dono. Così come certamente che in paradiso ci vanno coloro che fanno la volontà di Dio. D'accordo? Ed è giusto che sia così. Però il paradiso rimane, anche se noi dobbiamo meritarlo, diciamo nell'atto di speranza, con le buone opere che io debbo e voglio fare, rimane fondamentalmente un atto di misericordia di Dio, gratuito. Perché, cioè, quello che noi vivremo in paradiso, qui chiaramente non possiamo rendercene conto, ma lo vedremo, è una gioia e una felicità talmente grande, talmente spropositata, che neanche se ti svuotassero il sangue fino all'ultima goccia con i più tremendi martiri, potresti minimamente dire l'ho meritato, in senso stretto. E adesso non mi metto adesso a parlare, cioè queste cose sono anche spiegate dai teologi classici molto bene nel Trattato di Grazia, che non è il caso adesso di approfondire qui, no? Quindi, allora, dicevo, i maestri di spirito dicono, sta attento, tu non ti devi mettere a servire il Signore per le grazie che ti verranno, per le benedizioni che ti verranno anche in questo mondo e per la vita eterna e un maggior grado di gloria che ti verrà dopo la morte. Perché state attenti, quanto più hai servito il Signore in questo mondo, quanto più hai fatto la sua volontà, quanto più gli hai dato gloria, tanta maggiore sarà la tua gloria in cielo. E tanta maggiore sarà la tua beatitudine in cielo, eh? Oggi questo è un concetto che facilmente viene dimenticato in nome di una troppo facilona, io la chiamo così, dottrina della misericordia di Dio, che dimentica, che fermo restando che la misericordia rimane il più grande tributo di Dio, che se non ci fosse la sua misericordia andremmo tutti all'inferno, non ci sarebbe il perdono dei peccati e non ci sarebbe neanche la possibilità del godimento del paradiso neanche per i buoni, che è e rimane comunque un dono gratuito di Dio. Tutto ciò premesso, c'è anche la sua giustizia. Per cui non c'è, come voi immaginate, no? Un padre di famiglia che ha un figlio che è un santo, bravo, devoto, eccetera, e un figlio che è un disgraziato, uno sciagurato, un mascalzone, cioè non può, però, certamente quello sciagurato e quel mascalzone, se un giorno torna dal padre tutto contrito e gli dice: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te come figlio del prodigo. Certamente che il padre, se è degno di quel nome e se è un padre cristiano, lo accoglierà immediatamente e sarà felice di quel ritorno, ecco. Ma fino a quando non ci sta quel ritorno, sarebbe assolutamente folle, no? Se un padre, anche, magari anche contro la sua volontà, gli andasse a donare gli stessi beni, le stesse, come dire, gratificazioni che dà il figlio che l'ha sempre servito, no? Questo non c'è, è un concetto che viene traslato. Però, ripeto, i maestri di spirito dicono questo, però c'è anche Sant'Agostino che aggiunge, per farci capire, insomma, no? È importante capire queste cose, perché la grande menzogna che sta dietro ogni vita di lontananza da Dio, è la menzogna che Satanasso ha cominciato a sibilare fin dai tempi del peccato originale. Ed è questa: se tu stai con Dio, avrai una vita grigia, avrai una vita triste, avrai una vita mortificata, dove si soffre e basta. Ecco. Se tu vieni con me, quindi fai la volontà mia e trasmetti la volontà di Dio, avrai una bella vita divertente, una bella vita gaudente, avrai una bella vita. Ah, di quelle che non dormi mai, eccetera. Non è vero. Ripeto, la vita dei discepoli di Dio è certamente una vita crocifissa. Ci sono alcuni piaceri bassi a cui devi dire di no. Potresti passare attraverso prove molto gravi e anche molto forti, sì. Però, quando queste cose succedono, c'è sempre Dio non le vaga anche in questo mondo. Un'altra cosa che raccomandano i maestri di spirito, andiamo verso la conclusione,
Io mi permetto di, avendo un pochino di tempo, di affrontare brevemente questo tema. È questo, cioè, noi non dobbiamo mai, non soltanto desiderare, ma neanche chiedere grazie e doni straordinari, neanche da un punto di vista di consolazione. Perché se tu fai così, non va bene. Perché questo? Perché le consolazioni sono tanto più grandi e i doni anche messi sono tanto più grandi che ordinariamente il Signore dà, almeno quelli che provocano un accrescimento di tipo di gioia personale, non altri tipi di dono mistico, non c'è tempo di parlare di altri, che sono dati in funzione del bene degli altri. Non bisogna chiederli perché? Perché ordinariamente, appunto, questi doni sono frutto e conseguenza diretta di sofferenze e prove affrontate dai fedeli per amore di Dio. Cioè, Dio ti sottopone ad una prova, ti chiede un sacrificio, ti manda una croce, tu l'accetti con amore e con piena sottomissione alla sua volontà, completamente abbandonato a lui, allora il Signore ti concederà per questa tua generosità delle grazie particolari. Ma se tu chiedi direttamente delle grazie particolari a lui, fai due peccati. Primo, di temerarietà, perché tu chiedi delle grazie, dimenticando che per avere quelle grazie bisogna passare per delle grandi croci. Che ne sai tu che potresti essere capace di passare per quella prova, abbracciare quella croce anche molto grande, punto interrogativo? Cosa ne sai tu? Secondo, c'è anche, come dire, un peccato di egoismo, cioè tu guardi sempre ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri in qualche modo di stare bene qui, quindi andando sempre a cercare qualcosa per te, non curandoti invece della gloria di Dio. Noi siamo stati fatti per fare quello che Dio vuole, siamo stati creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita. Capite? E non possiamo certamente, perché si mancherebbe di si sarebbe temerari, ma si mancherebbe anche di umiltà, no? Cioè, chi sei tu per avere una grazia particolare da parte dell'Altissimo? Noi dobbiamo sempre ritenerci in coscienza, come faceva il buon San Francesco e come faceva San Giuseppe, gli ultimi di tutti. Come dice nel Vangelo, chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Ora, cioè, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi, dice anche San Paolo nelle sue lettere, no? Cioè, se tu sei grande, ammesso che lo sia, tu non devi né dirlo né pensarlo di te stesso. Lo pensa il Signore e lo dirà e lo farà conoscere Lui se, come, quando e a chi vuole Lui. Tu per conto tuo devi sempre ritenerti l'ultimo, perché se anche avessi qualcosa di grande, e questa è la sacrosanta verità, quel qualcosa di grande che hai non è tuo, ma viene da Dio. Quindi non puoi usarlo come fonte di vanto. E né puoi usarlo come dire, titolo di credito da vantare davanti al Signore per avere qualche grazia particolare da Lui. Nostra unica cura deve essere questa. Dicevo, fermo restando, questo se uno vede alcuni libri di San sono rimasto sconvolto. Cioè, qui abbiamo letto che San Giuseppe accostava le labbra a Gesù bambino. Accostare le labbra a Gesù bambino, noi non dobbiamo pensare a questo gesto, quello è Dio fatto carne. Santa Margherita Maria Lacocque, siamo nel mese di maggio, tra poco arriverà il mese di giugno. Io ho iniziato la mia collaborazione con Radio San Giuseppe proprio con delle meditazioni proprio sul Sacro Cuore e sul suo rapporto anche con San Giuseppe. Santa Margherita Maria Lacocque, quando vide Gesù l'ha tenuta con la bocca attaccata per un'ora alla ferita del suo cuore. E sembra, qualche biografo dice, che gli abbia dato qualcosa di simile a un bacio addirittura. Cosa assolutamente, cioè, non bisogna chiaramente pensare questa cosa in termine carnale, è no? Una cosa mistica. Così come i santi mariani sono rimasto sconvolto quando San Bernardo, il beato Anno della Rupe, San Domenico e San Giovanni Red, sicuramente, cioè, hanno ricevuto dalla Madonna il dono mistico della si chiama della Lactatio Mariae, cioè sono stati allattati al seno della Madonna. Non so se avete capito bene. Quattro santi uomini.
È chiaro che noi non dobbiamo concepire questo gesto, è un gesto mistico, no? Quindi non è da concepire in chiave erotica, come sarebbe in un rapporto comune tra un uomo e una donna, no? Però quando andavano a descrivere, cioè, le delizie e le estasi che ti raccontano di atti così straordinari sono assolutamente inimmaginabili. E sono successe, succedono e sempre succederanno. Allora, questo dobbiamo ricordarlo, ho dimenticato prima di citare Sant'Agostino, perché siamo in conclusione, mi piacerebbe chiudere con le sue parole. Sant'Agostino dice: guarda, caro figlio mio, Sant'Agostino, lo sapete che era stato un grande peccatore, eh? C'ha avuto anche un figlio, Sant'Agostino, certamente prima della conversione, poi non l'ha fatto più, però, insomma, ha conosciuto i piaceri del mondo e della vita. Lui diceva: caro mio, ricorda, un secondo di unione con Dio, di consolazione ricevuta da Lui, non vale una vita di godimento di tutti gli amplessi piaceri che puoi immaginarti di questo mondo. Ne parla uno che di queste cose ne sapeva qualcosa. Quindi questo deve darci una grande spinta a vivere con Dio, perché non si tratta soltanto di fare una vita, ah, povero me, per poi andare in paradiso. Si tratta di avere anzitutto sicuramente quei doni che Dio dà a tutti i suoi servi, che sono la pace e la gioia, ho detto tante volte, l'amore e la comunione con Dio e con tutti. E a volte, se lui richiede, perché siamo comunque ben disposti, anche grazie, come quelle di San Giuseppe, o anche più grandi di quelle che ha ricevuto San Giuseppe, e che Dio non la fa mai mancare ai suoi servi devoti. Do a tutti la mia benedizione e appuntamento, se credete, alla prossima settimana. Ave Maria.